Correa, si fa vedere centralmente Corti, sta salendo anche Pisano in posizione di ala destra. De Luca prova l'1-2, Frara, Ebagua, Ebagua! Vantaggio varese con Ebagua, ha protetto benissimo con il corpo e ha fulminato Puggioni. Gol di Ebagua, il decimo in questo campionato, Varese in vantaggio al Granillo, la firma di Ebagua. Bravissimo Ebagua, spalle alla porta, fa girare, si gira velocemente, copre con il corpo la palla, anche se aiutato dall'ingenuità di Cosenza, che ha sempre voglia di prendere troppo velocemente la palla, avrebbe dovuto secondo me temporeggiare e guardare il pallone, invece così si è fatto superare, poi ha calciato benissimo di sinistro a incrociare, Puggioni non ha potuto. Riesce comunque a guadagnare la rimessa laterale, già effettuata su Zizzari, Zizzari dentro Bonazzoli, poi Zizzari, Zizzari, Zizzari! 1-1, la regina ha pareggiato con Zizzari, ottimo lavoro di Bonazzoli e Zizzari ha segnato l'1-1. Che rimette in corsa la regina per un risultato positivo, gran lavoro di Bonazzoli e gol di Zizzari. Beh, direi anche meritato secondo me il pareggio fino a questo momento, un gol un po' rocambolesco è venuto fuori da un 1-2 forse involontario tra Zizzari e Bonazzoli, palla di ritorno a Zizzari che aveva la porta spalancata, è stato bravo e preciso a concludere dentro la rete. Primo gol in campionato per Francesco Zizzari, che inizia l'azione all'interno dell'area, va a riprendere il controllo con un rimpallo anche un po' fortunoso di Bonazzoli e mette dentro l'1-1, è il suo primo gol in campionato, lo festeggia con tutta la gioia del mondo Francesco Zizzari, che ha realizzato l'importantissimo 1-1.